Buongiorno, come stai? Spero benissimo e spero hai consumato la parte precedente. Ok, ricordati che ogni modulo viene con un documento che sto presentando ora in questo slideshow presentazione per facilitare la tua comprensione. Ok? Questa è la dottoressa Elena Pezzini con Rich Coach University della You've Got the Power Companies. Ok, nella scorsa sessione hai imparato come usare questo modulo di coaching laser a 6 passi che comprende 7 aree della vita. Quella era la prima sessione e comunque potete continuare a ripeterla. Dalla seconda sessione in poi, bisogna fare un ripasso per i clienti per cui è la seconda sessione, ok? E quindi sono 5-10 minuti di ripasso e poi, alla fine di questo ripasso, riniziate di nuovo lo stesso modulo templeta. Con i 6 passi che vi abbiamo appena mandato e spiegato. Ok? Quindi per la parte del ripasso sono 5-10 minuti ed è importante ripassare. Ok? Quindi un altro esercizio di riflessione in cui si chiedono queste domande al gruppo oppure, nel caso è un cliente individuale, privato, uno a uno, uguale. Ok? Quindi le domande per l'esercizio di riflessione sono 1. Quali sono le azioni che hai scelto di completare per oggi? Okay? 2. Le hai completate totalmente o in parte? 3. Come ti senti dopo queste azioni? Come sempre, chiedere quali sono i sentimenti, le emozioni che si provano, perché sempre è importantissimo, come sapete e come sappiamo dalla fisica quantistica, le emozioni determinano la nostra vita, la nostra realtà, i nostri risultati. Perciò, se non siamo contenti dei risultati che abbiamo, basta andare alla radice e cambiare ovviamente sia i sentimenti, qualche strategia, qualche azione. Ma i sentimenti sono alla base dei risultati. 4. Che lezioni, cosa hai imparato da queste azioni o da te stesso e o da te stesso? E 5. Qual è il premio che hai scelto? La ricompensa, ok? Sia che hai completato le azioni che no, qual era il premio? È importante saperlo, ok? Quindi qua si danno 60 minuti, sempre con il sottofondo musicale, senza parole, per completarlo. Ok, vi ho dato esempi di musica ieri. Ok, poi alla fine si prende sempre una condivisione. Chi vuole condividere? Chi vuole condividere? Ok? Chi vuole condividere? Ok, qua è importante sapere che questo di solito succede questo. Numero uno. Il premio, questa è un'occasione per cocciarli un po'. E il premio quasi sempre, magari non era, non si sono, se lo sono dimenticati di prenderselo, ok? E quindi è importante che se lo prendono appena completano le azioni, non dopo qualche giorno, una settimana o mese, ma subito, ok? Se non le hanno completate, appena le completano, se la prendono, se lo, si prendono il premio. Ok.
E quindi questo porta alla seconda parte, che è sempre un esercizio che faranno. Ok, qui possono scegliere, poi questa parte è anche scritta nel documento che vi rilasciamo. Questa parte è facoltativa. Possono scegliere di continuare, mantenere, ripetere, stessa cosa, fare di nuovo l'azione scorsa, perché magari non è ancora un'abitudine o perché ha creato degli ottimi risultati e quindi il cliente vuole averne ancora ottimi risultati. Quindi questa azione da mantenere, se vogliono, la possono ripetere nel giorno successivo o la settimana successiva o mese successivo, trimestre successivo. Il cliente decide quando e la frequenza. Ovviamente è importante che tutte le volte che si decidono azioni da compiere, è importante avere il proprio calendario vicino, così si può vedere quando esattamente, che giorno e che ora questa azione si può mantenere. Se il cliente non ha tempo, allora è importante che guardano settimane successive, future. E come al solito vale la regola di tenere le azioni ad incrementi di 30 minuti oppure meno. O meno, 30 minuti o meno, ma non di più, perché come sapete anche questo è stato dimostrato, la vita è molto impegnativa e quando iniziano ad impegnarsi per più di 30 minuti, le statistiche dicono che il cliente è più propenso a non mantenerle, a non compierle, ok? Quindi 30 minuti o meno, perché 30 minuti sono molto più facili da trovare in una giornata. Ok. Poi ci possono essere anche delle azioni da completare, appunto perché qualche cliente magari non ha fatto in tempo a finirle. Ok. Questa parte sempre è facoltativa e spingete il cliente a farlo solo se uno ha tempo nel suo calendario e due è ancora una priorità, magari le priorità sono cambiate e quindi non è più necessaria. Ok? E magari mentre fanno questo esercizio, viene in mente al cliente qualche altra azione importante da compiere, però non necessariamente subito, magari non è urgente, e quindi il cliente si vuole fare un promemoria per compierla. Non so, fra 2 settimane dopo, 3 settimane dopo. Importante però sempre sapere quando. E questo è un promemoria. E quale azione di quale area della vita, perché ricordate che il cliente sceglie sempre la priorità delle 7 aree della vita e sceglie un'area della vita da prioritizzare alla volta, una alla volta. Ok, qui si danno un altro 60 secondi. Ok, poi ricordategli alla fine dei 60 secondi, se i clienti hanno bisogno di più tempo, possono comunque prendersi più tempo alla fine della sessione, soprattutto se è una sessione di gruppo. Se è individuale e hanno bisogno di più tempo, si può farlo subito, si può vedere di cosa ha bisogno il cliente. Ok, in una sessione di gruppo sempre prendere una condivisione, almeno, e come al solito dare a loro un sacco di complimenti. Bravo, complimenti, così si fa, high five, abbraccio, pacchetta sulle spalle, ok? Ringrazio il nostro mentore Arv che ha ideato assieme a me e ad altri colleghi l'idea principale di questo template. Vi ricordo, potete modificarla a vostro piacimento,
Però ricordatevi che questi moduli hanno funzionato benissimo ormai per circa 10 anni con clienti di tutto il mondo, di tutti i ceti, eccetera. Quindi è un sistema molto provato. Ok, fate sapere se avete bisogno di qualcosa, se avete domande, siamo qua. E poi vedrete anche un'applicazione proprio reale di tutto questo. E anche voi avete modo di praticarlo con l'un l'altro e fare un role play dal vivo. A presto e alla prossima. Ciao!